festeggia solo la Tim altamura nel giorno della consegna della coppa i freschi campioni si congedano dal girone H pareggiando 1-1 contro il Matera un risultato che chiude invece anzitempo la stagione dei Lucani beffati dal 2-1 del Casarano sul Bitonto al 96 che li delega così fuori dal quinto posto che vale il playoff dopo le ampie rotazioni di Bitonto Giacomaro concede la passerella ai protagonisti della promozione in difesa gioca ancora Cipolla per l'indisponibile Matera con Pellegrini e Bertolo continuità con Chietti a a destra e tridente pesante, sostenuto dallo Iodice Saraniti a Diego Mobilio, giornata di festa per l'Altamura. Spera nello stesso epilogo il Matera. Gli uomini di De Sanso vanno a caccia della ciliegina sulla torta con la conquista dei playoff. Senza il sostegno del proprio pubblico, tocca a Prado Infantino riportare nella città dei Sassi un risultato positivo: anteprima bellissimo. Foto di Lito e fantastica cornice sugli spalti con la gradinata destinata interamente ai tifosi locali. Nel cerchio di centrocampo, un eloquente in formato maxi a sottolineare la portata dell'impresa del sodalizio biancorosso dopo 27 anni di attesa tocca poi al campo fernandes rilancia lunghissimo il collega tartaro bravo e coraggioso nell'anticipare Salaniti bel fraseggio di entrambe le formazioni ma le occasioni latitano fino al 25esimo geniale schema su punizione avviato da russo e tramutato da prado nell'1 0 matera il brasiliano aggancia con qualche difficoltà ma poi è bravo nel bucare il connazionale Fernandes c'è come la risposta al Tamurana, calibrata palla di mobilio per la zampata di Salaniti murato da un reattivo tartaro tutto fermo per offside ma resta la risposta di rilievo del portiere in ospite cresce la team maccioni a tempo e spazio ma scarabocchia troppo il mancino dall'altra parte soluzione simile ma indice di pericolosità maggiore con la vola di infantino si resta 0-1 fino al primo dei due minuti di recupero accordati dal signor Papagno quando Salaniti col col Colpetto da futsal infila la palla là dove Tartaro non può proprio arrivare è 1 1 all'intervallo. Ripresa inaugurata da Nicola Lojodice, depista Tuminelli che ci mette la gamba alzando in corner. Si sviluppa sempre a sinistra il gioco dell'altamura. Lojodice innesca la corsa del Diego Mobilio, tamponata da un'alta pronta uscita di Tartaro. Esce Claudicante Saraniti, al suo posto. Lattanzio De Sanzo si affida invece allo strapotere fisico di Mokulu per Infantino al 75 clavo rosa palagol Matera, Maltese disegna, Prado in spaccata sciupa da due passi, forse disturbato dal compagno Lucas non succede granché fino al 90 l'altamura comincia ad allestire il sipario per i festeggiamenti, il Matera attende notizie confortanti da Casarano, c'è tempo per un ultimo sussulto targato lo iodice Tartaro in chioda, senza particolari patemi, il triplice fischio sorride solo la team che si appresta a vivere una nuova giornata di festeggiamenti dentro e fuori dal Angelo a di una stagione d'applausi. Non è tuttavia tempo dei saluti. Gli uomini di Giacomaro ora mettono nel mirino il titolo di campioni d'Italia con la Paul Scudetto sullo sfondo. In arrivo un super raggruppamento con Cavese e Trapani, monopolizzatrici del girone G e del girone I. Per il Matera, saluti al calcio giocato. Stagione con luci e ombre, ma l'arrivo di De Sanso in panchina ha dato uno sprint in più, non convertito nel raggiungimento dei playoff. Di certo, non mancano le basi per un 2020. 2024-2025, da assoluti protagonisti.